Allora, grazie a tutti di essere venuti qui. Chi vuole si può avvicinare, che inizia l'omaggio a Akira Toriyama con Claudio Culesco e Dragon Team. Nel frattempo invito tutti i membri del Dragon Team a salire sul palco, grazie. Sì, sì, salite, salite, si vergognano, cioè è incredibile. Io li ringrazio di essere venuti qui, perché devo dire che insomma grande. C'ho una presenza così, sento ho paura. Comunque vi ringrazio di essere venuti, insomma la mia chiamata, anzi io ringrazio anche Claudio che è venuto subito così, che ho chiamato gente da tutto il mondo, praticamente da tutta Italia, ed è venuta, quindi grazie mille. Adesso passo anche infatti la parola a loro, che dicono qualcosa sul loro personaggio, il motivo perché l'hanno scelto. Loro fanno parte del Dragon Team e adesso uno a uno mi diranno insomma qualcosina in più. Allora, ciao, io sono Kiwir e facciamo parte di un gruppo di cosplayer di Dragon Ball. Questo gruppo si chiama Dragon Team e si chiama anche su Instagram, potete trovarlo così. Siamo un gruppo formato quasi da un centinaio di persone, più o meno, sparse in tutta Italia, diciamo. A Roma siamo tipo una ventina, poi altri del nord, del sud, delle isole, diciamo. Quindi complessivamente siamo un centinaio di persone che stiamo in quasi tutte le fiere cosplay, e sparse in tutta Italia, e quindi andiamo e partecipiamo, creiamo eventi, raduni, video, fotoset, diciamo, siamo un po' presenti in queste realtà di cosplay. Io faccio Vegeta, che è il mio personaggio principale, mi ha fatto una marea di versioni, diciamo. E ora passo la parola agli altri membri. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco Scerlino, faccio il cosplayer da un po' di anni. Oggi sono qua nelle vesti di Freezer, un villain, diciamo, secondo me il più famoso di Dragon Ball. E, sì, ho sentito, c'era, visto la cattiveria proprio nell'aria, visto, l'hanno sentita. Oggi sono qui per rendere omaggio, stavo dicendo, nelle vesti di Freezer, uno dei villain più famosi di Dragon Ball, e ringrazio Akira Toriyama per aver creato Dragon Ball, che è un'opera che secondo me rimarrà per sempre nel nostro cuore e nella nostra mente. Quindi grazie Akira e passo la parola a Bulma. Ciao, allora, io sono Michela, porto Bulma, che vabbè non sono stata costretta da Vegeta a portarla. E vabbè, porto Bulma perché comunque l'ho sempre amata come personaggio femminile di Dragon Ball, che è uno di quelli principali e anche molto forte per aver sposato un principe. E comunque, vabbè, passo la parola perché mi sto vergognando, quindi passo la parola a Goku. Ciao a tutti, sono Rodrigo Masella, oggi sono Goku, Super Saiyan, il protagonista di questa bellissima saga che penso che ci accompagna tutti per anni e anni, quando tornavamo a scuola dopo le medie, subito a guardare Dragon Ball. E niente, Goku è il mio personaggio, diciamo, principale, ma ne adoro tanti altri tipo Trunks in futuro, che farò il cosplay a breve. E quindi, come ha detto Rudy, ogni fiera cerchiamo di portare, fare il raduno di Dragon Ball in modo da far crescere la magia di Dragon Ball sempre e comunque, perché è una saga che comunque siamo giù di noi, adesso le nuove generazioni del super la stanno conoscendo e anche in futuro devono conoscere. E niente, grazie a tutti per essere qui. Ciao a tutti, io sono Gaia e il cosplay che porto è di Black and Gear, semplicemente è un originale che ho visto nella fan art di Goku Quest, e Kiki comunque in sé per sé è un personaggio che io amo, è la moglie di scatole di Goku, mi dicono che sono identica, quindi semplicemente devo fare la versione malvagia. Di solito ho anche un Black Goku che mi accompagna, ma oggi purtroppo non è potuto essere qui. Passo la palla. Ciao a tutti, io sono Mirko, interpreto Piccolo Junior in Italia di Dragon Ball. Ho scelto questo personaggio un po' anche per la fattezza fisica, più o meno, almeno l'altezza, ma anche perché comunque è un personaggio carismatico, ha molto importanza nella serie, quindi mi piace proprio portarlo, anche se tu
comunque pesante, però lo porto volentieri. Insomma, facciamo insieme a tutti gli altri, facciamo un gruppo d'anni per portare comunque la nostra magnifica saga a più di gente possibile, insomma. Va bene. Io vi ringrazio perché siete venuti, anche per l'impegno, per la trasferta che avete fatto, insomma. Soprattutto tutto questo Claudio non lo sapeva, che è stata una mia idea di chiamarli, bene. Però adesso io vi presento Claudio Culesco, filosofo, traduttore, scrittore, che più ne ha più ne metta, fa delle cose bellissime. E l'ultimo, insomma, fatica letteraria, è proprio il saggio Il più forte del mondo. Quindi io inizio subito. Come ti è venuta l'idea di scrivere un saggio su Dragon Ball? Ciao, grazie a tutte, grazie a tutti per essere qui oggi, grazie a Silvia per avermi invitato e grazie a Dragon Team per essere un magnifico supporto e fondale vivente. La proposta di scrivere un libro su Dragon Ball è arrivata direttamente da Mosca Bianca, che è l'editore, che fa libri bellissimi, coloratissimi, con belle illustrazioni. In questo caso abbiamo la cover di Simone Pace, che è meravigliosa e non infrange nessun copyright, ce lo sottolineo più volte. E la proposta era di inaugurare questa nuova collana, che è Fushigi, col botto, con qualcosa di grosso. La scelta era libera. Allora mi sono chiesto, dovrei fare il più grande seinen barra pseudo shonen attuale, che è Chainsaw Man, che è il più filosofico, uno dei più filosofici, uno dei più astratti, dei più strani, e dovrei fare Dragon Ball, che è la sfida assoluta, è qualcosa che, cioè, non contiene un grammo di pensiero all'apparenza. Non si può fare una filosofia di Dragon Ball lì per lì, perché Dragon Ball è botte, scontri, super velocità, key blast, non sembra esserci nessuno spazio per il ragionamento. Allora, la mia scelta è stata quella di prendermi la sfida. È stata una stesura velocissima in realtà, e proprio nel finale della stesura, alle ultime pagine, è arrivata la notizia della morte del maestro Toriyama. Già c'era stata più volte, all'inizio la prima reazione è sempre è l'ennesimo scherzo, invece no, stavolta era vero. E questo ha dato al libro e al lavoro un valore totalmente diverso, sia a livello di tributo, sia sul piano di una riflessione che non c'è mai stata una riflessione filosofica su Dragon Ball che non fosse una riflessione di self-help, miglioramento personale, che un po' sono anche giustificatissime, ma un'analisi critica del lavoro del maestro Toriyama non c'è mai stata. E quindi è stato per me il maggior tributo che io, con i miei strumenti e le mie possibilità, avrei mai potuto dare al lavoro di Toriyama, che mi ha accompagnato fin da piccolo. È stata anche, non solo una sfida personale, ma anche la volontà di affrontare qualcosa che mi accompagna fin, come diceva anche lui, dalle medie, dalle elementari barra medie, quando tornavamo a casa c'era Dragon Ball, appuntamento fisso, penso da 40 anni ormai, forse pure di più. Alle 13.40 su Italia 1 si è interrotta questa catena con Dragon Ball Super, che lo fanno solo la notte, 10:30, 10, non si sa esattamente per quale motivo. E l'idea di affrontare qualcosa che mi ha ossessionato, io sono ossessionato dai combattimenti di Dragon Ball, dalla velocità con cui sono eseguiti, dai personaggi, dalle trasformazioni, dai livelli di potenza, qualcosa che se ma mi capita che io vado a dormire la notte e prima di addormentarmi mi arriva come pensiero flash, ma come potrebbe svilupparsi questo personaggio? Cioè, perché è un'abitudine che penso in tutti noi è stata radicata fin da quando sono piccoli, e spero di aver trasmesso questa passione, questa ossessione all'interno del libro. Quindi è stato proprio un colpo al cuore poi la morte di Tori, cioè nel senso, tu stai scrivendo e nel momento in cui tipo lui sa il fine, cioè è successo veramente questa cosa, è stato un colpo al cuore. Ma come si articola il rapporto tra bene e male in Dragon Ball e quello tra magia e tecnologia? Questa è la prima domanda tecnica. Sono alcuni fra i temi che vengono affrontati nel libro, che ho deciso di affrontare, ma non tanto che ho deciso, ma che si sono fatti avanti a partire dall'opera. Guardando Dragon Ball non ci si può fare a meno di interrogare
sul rapporto tra il bene e il male, che è una delle cose fondamentali, non la fondamentale, perché la fondamentale è la forza, è la ricerca della forza attraverso lo scontro e l'allenamento. E poi, se ci sarà tempo, vedremo meglio questo aspetto. Quello che vediamo in maniera più forte all'interno del manga dell'anime di Dragon Ball è che il male o è assoluto o è sfumato. Nel caso di Freezer, addirittura, Freezer, noi abbiamo questa cosa stranissima per cui Freezer, questa è un po' una leggenda metropolitana, si becca una sfera di Genkidama, una Spirit Bomb, in pieno e non muore. La Spirit Bomb il supposto dovrebbe in teoria disintegrare un essere completamente malvagio, lo fa con Super Buu, Kid Buu, con Kid Buu, viene completamente spazzato via perché è puro caos, pura malvagità. Freezer no. Qui abbiamo il primo elemento che ci fa accendere una lampadina. Freezer non viene ucciso perché non è puro male. Il grande mago piccolo, Al Sadan, è il puro male. Kid Buu, ma Freezer no, perché? Perché Freezer è un palazzinaro spaziale. Il male in Dragon Ball è qualcosa che viene articolato attraverso le categorie della vita quotidiana, spessissimo. Freezer è un capitalista spaziale, un ipercapitalista che conquista pianeti, li sgombera usando le sue forze militari, tra cui Saiyan in particolare. Quindi butta fuori gli affettuari eliminandoli fisicamente o schiavizzandoli, acquisisce il pianeta e lo rivende sul mercato immobiliare cosmico. Continuerà a essere questo per tutto il tempo, non è l'unico, perché abbiamo altri personaggi interessanti su questo filone, perché Cell, per esempio, si può dire che Cell sia malvagio? No. Cell, a un certo punto Trunks chiede proprio: perché fai tutto questo? Perché devi organizzare il torneo? E Cell risponde: non lo so. A me mi hanno costruito così, la risposta vera è: io sono stato costruito per fare questo, poi lo vedremo meglio. Il male è qualcosa che costantemente slitta ed è dato dagli interessi, dai desideri, dalle passioni. Ci sono anche villain più pratici, quelli che vogliono lo scontro fisico sempre superiore, oppure Majin Buu, che è infantile, il dio di Eraclito. Majin Buu è il dio di Eraclito, che quando è buono è un bambino che gioca, quando è cattivo è il male di un bambino che schiaccia un insetto per gioco, una formica che toglie la coda a una lucertola per gioco. Di conseguenza abbiamo o forme di male puro che sono traumatiche, perché quando il tamburino, lo sgherro di Al Sadan, uccide Krillin, per la prima volta, la prima morte di Krillin, abbiamo un trauma, soprattutto perché mentre lo vediamo siamo bambini. Chi vede per la prima volta la prima serie di Dragon Ball è un bambino piccolo e vede un altro bambino piccolo venire ucciso da un mostro. Questo è il male assoluto in Dragon Ball. Per il resto è qualcosa che può essere dibattuto, è qualcosa di divertente, di buffo. E mentre il rapporto tra magia e tecnologia può essere risolto in maniera un po' più svelta, ma è comunque molto interessante. Perché? Perché non ci si fa spesso caso, ma fin dalla prima stagione di Dragon Ball, dalla prima serie, noi abbiamo una magia e tecnologia che convivono in una terra che non è la nostra, è un pianeta terra alternativo, è molto più piccolo a livello di dimensioni, è governato da animali parlanti, tutti i sindaci, tutti i re, l'imperatore sono animali, cani parlanti, e ha questo aspetto di essere molto avanzato tecnologicamente grazie alla Capsule Corporation, grazie anche al Red Ribbon, al Dottor Gero, alle innovazioni militari che vengono portate in campo civile, ma è un mondo contemporaneamente rurale, fatto per lo più di spazi vuoti. Quando Goku e Vegeta dicono andiamo a combattere in un posto più isolato, attraversano 80.000 km di spazi desolati fino a che arrivano al più desolato in assoluto. Ci sono quattro città principali, città che corrispondono ai punti cardinali, ma per il resto sono montagne, è la Cina rurale. Pensiamo per esempio a Wuhan, che è una mega metropoli incastonata fra delle montagne, è un intero pianeta terra ispirato alla Cina, in cui convivono questi due aspetti, quello della tecnologia estremamente avanzato e soprattutto quello della magia. E da questo punto di vista Toriyama è stato lungimirante, è stato addirittura visionario, primo perché è un tipo di binomio che ben si addice al suo tratto grafico. A Toriyama piace disegnare mostri, alieni o demoni, e gli piace disegnare macchine, macchinari, automobili, carri armati, scooter,
dispositivi di rivalizzazione, è fissato con le macchine Toriyama e quindi si è creato l'ecosistema narrativo più bello in cui poter sviluppare le proprie passioni. Secondo, è stato estremamente visionario perché il nostro mondo ipertecnologico, in cui c'è stata la grande accelerazione tecnologica dagli anni 60 in poi, è un mondo in cui magia e tecnologia convivono, perché comunque noi non siamo ancora adattati allo sviluppo tecnologico estremo, continuiamo a pensare in maniera magica, continuiamo a credere nella magia, ma siamo immersi in un mondo ipertecnologico. Quindi ben venga l'opera di Toriyama come opera anche visionaria. E invece quali sono i principi etici rintracciabili nei suoi personaggi? L'etica in Dragon Ball è un grande problema, avevo promesso che ci sarei ritornato. Perché? Perché noi, seguendo da ragazzini Dragon Ball, ci siamo allenati a non porci troppi problemi sull'etica dei personaggi, su cosa fanno, se quello che fanno è morale, se è giusto o sbagliato. Parleremo poi di Vegeta è un punto nero enorme all'interno di tutto il manga e dell'anime, è un buco nero perché abbiamo un genocida, criminale di guerra che diventa uno dei protagonisti. Cioè, nella mentalità giapponese e nella mentalità di Toriyama si può scindere l'uomo dall'artista, diciamo, che è uno dei dubbi che ci si pone oggi. Mentre l'etica dei protagonisti, che si suppone siano buoni, è molto più sfumata, perché se possiamo vedere come i veri difensori della Terra solamente Gohan e Junior, io questo è un problema che mi sono posto in fase di stesura, chi è il difensore della Terra? Goku, uno che sparisce per 2 anni per andarsi a allenare su un altro pianeta e ritorna quando gli pare col teletrasporto, uno che è una vera e propria calamita per minacce spaziali da altri pianeti e da altre dimensioni, che addirittura attira un dio della guerra, un dio della distruzione sul pianeta. Gli unici due veri difensori sono i due personaggi più razionali, che sono Junior e Gohan, piccolo Gohan, sono anche quelli più saggi, se si vuole, più attenti alle conseguenze di quello che fanno. L'etica di Goku è un'etica sempre infantile, da bambino. Dragon Ball Super, Goku è uno dei pochi che va naturalmente d'accordo con Zeno, che è il dio del tutto, ed è un bambino piccolo. Goku è non etico, è fuori da ogni etica. Può essere estremamente buono, può essere estremamente sconsiderato, può salvare il mondo e 2 anni dopo metterlo a rischio per l'ennesima volta. In questo abbiamo un'opera che non è morale, non è moralistica in nessun modo. Pensiamo al personaggio di Bulma. Bulma è assetata di denaro, ragazzi, di potere, nuove tecnologie, curiosità, e il capitale che avanza, la novità, l'imprenditore libero. E non dimentichiamoci che Oolong nella prima serie era un porco comunista, scusate il termine, non voglio dire porco comunista, ma è letteralmente un maiale con una divisa del Partito Comunista Cinese addosso. Quindi abbiamo un altro indizio forte su come la pensava Toriyama in quel periodo. È un manga, un'opera sulla distruzione creativa, su distruggere se stessi e diventare più forti, sul fatto che le cose possono morire, rompersi, essere distrutte, ma essere comunque rigenerate con la tecnologia, con la magia. Pensiamo off canon a quanti cattivi villain sono tornati ingegnerizzati: Metal Cooler, Broly, Melma Rosa, abbiamo tantissimi personaggi che ritornano, resuscitano, Max Cell Max. È una grande sandbox capitalista, Dragon Ball, in cui tutto può essere distrutto e tutto può ritornare. Cerchiamo di nuovo in Goku. Qual è l'apparente contraddizione che contraddistingue il personaggio di Goku? Tornando su Goku, Goku è super problematico, come dicevo, perché non è solamente la nemesi di Vegeta. Io romperei la dia di Goku Vegeta. Goku è il personaggio che ci viene presentato inizialmente come un buon selvaggio alla Russo. È un bambino selvatico, un feral kid di quelli che crescono, è stato comunque allevato dal nonno Gohan, ma a un certo punto è rimasto solo e ha dovuto cavarsela da solo. Vaga per le montagne, pesca, ammazza i pesci a pugni e li mangia i dinosauri, sopravvive così in maniera totalmente spensierata, non sa nulla del mondo. Quando Bulma prova a corromperlo mostrandogli le mutandine, lui dice: io cosa ci dovrei fare delle tue sporche mutande? È un personaggio bellissimo, stupendo,
che lentamente viene trasformato in qualcos'altro. La materia principale da cui è stato tratto Goku è Superman, questo lo sappiamo tutti, è ovvio, ma quel Superman non condivide gli altissimi valori e la rigidità. Superman è uno che non uccide, Superman è il guardiano della Terra, se possibile anche delle altre civiltà, è un guardiano della vita, è uno che si pone enormi problemi sui suoi poteri. Goku è uno che prende suo figlio di 12 anni e lo manda contro l'essere più forte del mondo, perché in realtà la motivazione è nobile, la motivazione vera è perché io credo così tanto in mio figlio, so che è così forte da poter sconfiggere Cell. Poi parleremo anche di Cell, cioè ci sarà sicuramente modo. Goku è sconsiderato, è non etico, è pericoloso, non si fa nessun problema a devastare un'intera area. Non sempre in realtà, dipende dall'avversario, è uno che si fa tirare dalla sfida. È la sfida, sono gli avversari a dettare quale sarà la prossima mossa di Goku. Goku è uno che si fa esplodere con Cell, si sacrifica solamente per verificare una sua ipotesi speculativa a proposito di suo figlio. È uno che però lascia in vita Vegeta, che non so quanto lo salvi questa cosa, io non so quanto sia legittimante lasciare in vita Vegeta. Dice perché no, mi sembra un bravo ragazzo. Stessa cosa la fa con Piccolo, ci azzecca sicuramente con Piccolo, con Vegeta vedremo. È uno che tutto sommato lascia in vita anche Frieza. Frieza lo lascia andare, cioè poco da fa, anche se a un certo punto pensa di averlo ammazzato, non l'ha ammazzato con così tanta convinzione, si vede. Pone una serie di problemi che vengono analizzati all'interno del libro e secondo me sono molto divertenti perché Goku ci porta a capire meglio della filosofia del Saiyan, come è fatto un Saiyan, molto più di Vegeta. Vegeta dice, afferma, sostiene in tutti i modi testardamente di essere il Saiyan massimo, più rappresentativo. No, è Goku, assolutamente Goku, spirito guerriero. Anche perché abbiamo poi la dimostrazione vera e propria che arriverà con Dragon Ball Super, inizialmente fuori canone, che i Saiyan non erano quello che sono poi quando abbiamo incontrato Freezer, quando i Saiyan hanno invaso la Terra. I Saiyan erano buoni, buoni, spartani pacifici, spartani bonaccioni. E su questo vi invito a leggere il libro e a vedere anche su Dragon Ball Wiki. Aspetta che adesso faccio una domanda da vicino perché ce l'ho qua dietro e c'ho paura. Allora, perché un personaggio detestabile da ogni punto di vista come Vegeta ha conquistato il cuore di milioni di persone? Perché è bello. Secondo me, guarda, voglio liquidarmela facile, non voglio attirarmi l'odio. Il personaggio di Vegeta è molto bello, ma è molto problematico. Quanto Goku, più di Goku. Analizzando la psicologia di Vegeta, la prima cosa che ci si rende conto è che è soggetto a crisi maniacali depressive, evidentissime, e ha un senso di inferiorità che non è rivolto solo a Goku. Noi pensiamo che è rivolto solo a Goku, ma quando vede Junior che così per 10 minuti di serie è più forte di lui, Vegeta accusa. Quando C18 gli tira un calcio, gli spezza un braccio, Vegeta scappa in lacrime perché è stato pestato, gli è stato rotto un braccio da una donna. È d'altra parte un personaggio che oltre a essere, diciamo, psichiatrizzabile, ha anche degli aspetti molto positivi che secondo me non lo qualificano come Saiyan originale, ossia è in una relazione con Bulma in cui non sono sposati ma hanno dei figli, è una relazione alla pari apparentemente, questo dice molto sia su Bulma sia su Vegeta. È un personaggio che ha un legame con il figlio alla pari, inizialmente lo pesta quando è Trunks del futuro, ma poi riesce a costruire una relazione che non è quella di un padre elicottero, ma quella di un padre che rispetta in maniera orizzontale il figlio. È un personaggio che ha un arco narrativo molto interessante, perché passa dall'essere un genocida criminale, cannibale, abbiamo dovuto addirittura le scene in cui mangia gli alieni antropomorfi crudi a mozzichi, quantomeno nell'anime, e è l'uomo che ha ucciso il suo migliore amico fin da piccolo, Nappa. Non gliene è importato niente della morte di Raditz. Sul pianeta Namek si comporta veramente come un infame, mette a rischio un bambino di 6 anni, eppure è nei nostri cuori. E nei nostri cuori, io direi, nel cuore delle donne
c'era qualcuno su Giapandese, su podcast, Alessia, che è la titolare del podcast, che diceva perché innesca la sindrome della croce rossina. Io non sono una donna, non lo so, questa è la sua ipotesi, la lascio vagare. L'ipotesi invece che ho da uomo è che abbia innescato dei sentimenti strani, forse anche di autoanalisi, nel cuore dei ragazzi che vedevano Dragon Ball in quel periodo fra la pubertà e l'adolescenza, che è, attenzione, attenzione, la riflessione sulla maschilità fragile, perché Vegeta è un maschio fragile, molto, molto, molto più di Goku, e ci ha portato a immedesimarci un personaggio che è sostanzialmente un quasi perdente, quasi vincente, che soffre tantissimo della sua posizione di inferiorità e accetta, se si vuole, anche le ferite rispondendo in maniera assertiva. E secondo me quello è il primo motivo per cui noi adoriamo Vegeta, mentre Goku sembra distante, lontano, astratto. Allora, invece cosa rende così efficace un villain come Freezer e qual è il difetto fatale nella costruzione di Cell? Di Freezer avevo parlato un po' prima, così me lo sbologno subito. Freezer è bellissimo anche lui, è probabilmente il villain più figo di che sia mai stato creato nei manga, uno dei più belli. E penso per esempio Cell e Meruem di Hunter x Hunter, sono quasi lo stesso personaggio, sono praticamente lo stesso personaggio. Meruem è uno studio più attento fatto da Togashi per costruire un Cell fatto meglio a livello teorico, poi ognuno ha le sue preferenze. Freezer invece è un personaggio estremamente difficile da replicare. Pensiamo, quale potrebbe essere un'imitazione, un tributo a Freezer? Buggy? One Piece, Buggy the Clown? Sì, sì e no. Freezer, la cosa più interessante è che è il primo personaggio che viene posto in dialettica rispetto a Goku. Se Goku è Superman, Freezer, che è un palazzinaro spaziale, è Lex Luthor, è esattamente l'ex Luthor dei film degli anni Ottanta, che vuole spazzare via un'area costiera per costruirci un complesso residenziale per ricchi. Quindi è il primo personaggio in cui si affrontano il buon selvaggio, l'uomo bambino che è cresciuto sulle montagne e l'ipercapitalista spaziale. È forse anche uno dei primi momenti in cui Toriyama mette radicalmente in dubbio il fatto che tutti i personaggi positivi debbano essere così arrivisti, così self-confident, così pronti a superare i propri limiti. Freezer non ha mai fatto niente, è il figlio di papà. Quando noi con Super veniamo a sapere che lui non si è allenato neanche un minuto, che con solo i 3 mesi di allenamento può diventare più forte di Goku, potenzialmente. Fino addirittura se si allena 6 mesi, altri 3 mesi nella camera dello spazio del tempo diventa più forte di tutti, più forte degli dèi. È un figlio di papà che ha la pappa già pronta. Vado quasi off canon, la razza di Freezer non è una razza spaziale, ma è un'abominazione, una mutazione genetica di un'altra razza spaziale. Quindi loro sono nati col privilegio di essere fortissimi, sono nati con la capacità di trasformarsi e amplificare la propria forza in maniera esponenziale. Freezer è bello perché è reale, è realistico, è quello che ci troviamo ad affrontare ogni giorno nella vita quando ci svegliamo la mattina. È lo sfruttamento, è l'antipatia del capo, è il clima brutto in cui tu devi per forza autopromuoverti. Tant'è che in Dragon Ball Super ci sono ormai degli stacchetti in cui Freezer è il capo ufficio e Goku e Vegeta sono gli impiegati, ed è una specie di spin-off di Dragon Ball ambientato in un'azienda. E questo è rivelatorio rispetto a quello che pensava Toriyama quando ha costruito Freezer. Freezer è perfetto, perfetto sotto tutti i punti di vista, perché è avido, egoista, un personaggio semplice, archetipale, che può essere addirittura messo in alleanza con i protagonisti durante il torneo del potere e il torneo degli universi. È versatile. Cell invece è un personaggio che è veramente un pezzo di legno, è letteralmente un bioandroide che si muove facendo fu, di una rigidità pazzesca. Che altro si può dire? Che non può reggere il confronto. Perché? Perché Cell è l'essere perfetto. Cell, all'interno della mentalità di Dragon Ball, del modello astratto filosofico di Dragon Ball, è l'unico personaggio fuori canone, nel senso che se tutti quanti i personaggi sono fatti per aumentare di forza scalando, amplificando e migliorando, Cell è già perfetto. Cell è un personaggio che può essere analizzato tramite la teologia medievale, cosa cioè che è perfetto, non ci può essere nulla di superiore a lui. Cell talmente perfetto, talmente flawless, talmente completo, che è, a mio parere, l'avversario più debole in assoluto di Dragon Ball.
quello che pone meno sfida, tant'è che Goku lo lascia a suo figlio di 12 anni. Con tutto il rispetto per Gohan, che è fortissimo, probabilmente attualmente uno dei personaggi più forti in assoluto a livello universale, ma è bello perché l'essere perfetto è al contempo il più imperfetto. Abbiamo questa dinamica del divenire, del migliorare, della progressione. Il manga di Toriyama si è espanso talmente tanto da raggiungere anche un livello cosmico, nel senso che i villa diventano sempre più potenti e d'altra parte il livello di forza dei protagonisti aumenta sempre di più. Ecco, se Cell è la stagnazione del potere, Dragon Ball astratto, il Dragon Ball di qualsiasi forma, tutto ciò che è canon, tutto ciò che è off canon, tutto ciò che è fan fiction, è l'incremento progressivo, esponenziale e illimitato della forza. Io direi che si può dire solo una cosa rispetto alla realtà dal punto di vista filosofico, che quello che ci ha dato Toriyama è un modello di universo iper-evoluzionistico in cui la sopravvivenza del più forte è determinata a livello non più individuale o di specie, ma a livello planetario, a livello di galassia. Se noi vivessimo veramente nel mondo di Dragon Ball sarebbe l'orrore assoluto, perché cioè, chiunque può arrivare da fuori, gli esseri umani in Dragon Ball non conta niente. Cioè, ho lasciato un'analisi su questa cosa perché è spaventosa. Se noi pensiamo a Yanko, che in realtà è il personaggio che più ha subito, ce l'ha prese male, o pensiamo a Mr. Satan, è spaventoso. Cioè Yanko viene bucato da un androide che può essere ucciso da un Junior, no, beh, letteralmente da Junior, viene bucato nell'anime nel petto e nel manga in faccia, così come se fosse un panetto di burro. Krillin si difende ma non sarà mai ai livelli del Super Saiyan Blue ma neanche di Majin Buu probabilmente. E questa cosa è spaventosa, perché nell'universo di Toriyama ci troviamo in qualcosa che ormai è sdoganato il problema dei tre corpi, quindi lo posso dire, in qualcosa che è simile al problema dei tre corpi. Potete trovare il romanzo o la serie su Netflix, in cui ci sono una miriade infinita, perché l'universo è grande, banalmente grande, ci sono un'infinità di razze, specie alieni e civiltà aliene che sono in grado di spazzare via non solo un pianeta ma un quadrante dell'universo così. Addirittura nel problema dei tre corpi, nel terzo capitolo, troviamo una civiltà che è in grado di piegare a foglietto una galassia e farla sparire. Ho piegato a foglietto, diventa bidimensionale, sono tutti morti quelli che ci stanno dentro e io ho una galassia che ha ridotto la massa minimo a quella di un pezzettino di carta, di un post-it. In Dragon Ball non troviamo queste raffinatezze di fantascienza, ma troviamo comunque il modello 40 anni prima, quasi 30 anni prima, di un universo in cui la sopravvivenza del più forte è determinata dallo scontro, dal conflitto. Quindi bello Dragon Ball, ma non ci vivrei. Potrebbe essere il modello che noi ci troveremo ad affrontare nei prossimi 1000 anni? Se così fosse, se avessimo un contatto con civiltà aliene, è molto probabile, anche se il SETI dice di no e la NASA dice di sì, che incontreremo delle civiltà aggressive, colonialiste, espansionistiche, e allora Dragon Ball ci servirà in qualche modo. Ci servirà perché ci potrà dare una mentalità di come si lavora. Se io devo immaginare, se immagini i Marines che si vedono John Wick, gli viene fatto vedere John Wick per fomentarsi, combattere meglio, trovare motivazione, io non ho nessun problema a immaginarmi un'umanità fra 500-1000 anni che deve affrontare civiltà spaziali e viene addestrata nel tempo libero guardando Dragon Ball. Sarebbe perfettamente coerente. Vuoi dire qualche cosa sull'universo Dragon Ball che ancora non hai detto, che sta nel libro, senza fare spoiler magari? Qualcosa che non ho detto, che non sta nel libro, perché nel libro grosso modo c'è più o meno tutto, ma non è vero perché è piccolo, non ho nessuna pretesa di completezza, ma le cose che dovevo dire le ho dette, sono i rapporti di genere che sono impostati su un maschilismo, vedere un maschilismo tirannico. Dragon Ball, non c'è niente da dire, purtroppo è così. Ma abbiamo delle piccole vie d'uscita, abbiamo Kiki, abbiamo Goku. Il rapporto fra Kiki e Goku è un rapporto che di famiglia decisamente non binaria, nel senso che Goku non aveva grossa idea di cosa doveva fare con Kiki e di cosa se ne doveva fare con Kiki, essendo un buon selvaggio, un bambino selvatico.
La cosa interessante è che questo rapporto sopravvive fra due persone completamente diverse, così come quello di Vegeta e di Bulma, è una specie di coppia aperta, soprattutto neanche interrazziale, interspecie. Gohan è un ibrido. Abbiamo questi modelli queer di convivenza che non ci avremmo pensato magari qualche anno fa, neanche ci avrà pensato Toriyama, in cui abbiamo diverse specie di alieni e di animali. Pensiamo pure al draghetto di Gohan, alla passione di Gohan per gli animali, è un entomologo Gohan, studia biologia, che vivono in un mondo in cui ci sono i dinosauri addirittura, carpe gigantesche, robot, cyborg. Abbiamo un modello di convivenza aperta, ibrida, multispecie, interspecifica, antispecista, che probabilmente nessun manga ha mai offerto su questa scala. Questo secondo me è qualcosa su cui si potrebbe riflettere, magari nella fanfiction potrebbe anche trovare un bello sbocco. Ieri ne abbiamo parlato proprio con Giorgia Sandusti, che tra l'altro è lì della Luci Libreria, su proprio questo aspetto, quindi era molto interessante. Grazie mille. E poi se volete fare qualche domanda, però ti devi avvicinare, che non arriva. No, più che altro la mia era un'osservazione su ciò che era il film, l'origine del mito. Cioè, noi abbiamo da una parte una razza che non sai come prenderla, perché a parte Goku dici vabbè, ma questi parlano di onore, parlano di e poi sterminano razze intere e pianeti, e dall'altra parte c'è un tizio che li ha schiavizzati e dici ma io per chi è che devo? Cioè, poi capendo com'è, e meno male che è uscito dopo il film, e capisci che il cattivo principale è lui, ma se tu non conosci, no, nel senso, se non sapessi la cosa, tu dici ma voi siete un popolo che sì, parla di onore e tutto, ma siete espansionisti e sono i distrumiti di Saiyan. Cioè, sostanzialmente sono quelli, cioè tu dici ma sono contento o non sono contento, che se fosse uscito prima tu dici vabbè, ha sterminato una razza intera che ammazzava altre razze. Cioè, e poi c'è il... molti considerano, come l'ha considerato Toriyama secondo me, Tarles come antitesi di Goku. In realtà l'antitesi vera è o Vegeta o lui, perché c'è una fanfiction in manga che cosa sarebbe successo se Goku non avesse battuto la testa, o se Vegeta fosse andato sul pianeta al posto di Goku, che è diametralmente opposto. Cioè, si vede la fanfiction di Vegeta che va al posto, che il fiocco rosso è decimato nel giro di un giorno, cioè nemmeno, e lo fa da piccolo. Qui tu dici ma per chi è che devo, cioè per lui o per una razza che ci sì, vabbè, poi l'hanno un po', diciamo, sfumato, alleggerito con Super, col film di Broly, le origini. Però tu stai lì che dici sì vabbè, ma per chi è che devo fare il tipo? Per uno, per una razza che stermina altre razze, o per uno che è così proprio? Cioè... No, però sostanzialmente la filosofia è molto, sì, come dicevi tu, a 360 gradi, cioè non c'è una vera e propria, non ci sono i confini, sono diretti. Grazie a te. E invece, guarda, due minuti me li prendo, perché è super interessante questa cosa. Nel libro mi sono soffermato a pensare su le interazioni, le dinamiche che ci sono fra le razze principali, quelle che vediamo di più, che sono i Saiyan, gli umani e i Namecciani. Cavolo, cioè, se uno dovesse prendere parte, come fai a non prendere parte con i Namecciani da un punto di vista etico? I Namecciani sono l'unica specie spaziale che effettivamente non rompe le scatole a nessuno. La Svizzera non solo sono neutrali, ma sono socialisti, non mangiano carne, vivono in aspetti comunitari. Sì.
non solo sesso, si riproducono per partenogenesi vomitando le uova. Vabbè, queste sono suggestioni di fantascienza che recupereremo, penso, nei prossimi anni tantissimo. Cioè, io penso lo stesso Toriyama ha copiato dalla fantascienza, perché il fatto di vomitare delle uova io da qualche parte l'ho già visto. Ma i baccelloni, gli ultracorpi, il fatto che siano verdi, che siano vegetali, i namecciani sono più simili alle piante, è tutto molto interessante comunque. Vieni Ginevra, vieni. Quanto è carina. Allora, quando sparisce Goku e gli altri si allenano, se c'è anche Goku si allena, però sembra che non sia passato nemmeno un anno, e quando Goku sparisce è ancora piccolo, come fa ad essere passato neanche un anno e già diventato grandissimo? Allora, questa è tecnica, nel senso che i Namecciani hanno questo, i Saiyan hanno questo aspetto: crescono molto velocemente e invecchiano molto lentamente. Quindi Goku è il classico ragazzone che ha 14 anni, è grandissimo, alto, 1,70 m, magari ce n'ha 13. È un ragazzone grande e grosso, perché i Saiyan sono fatti così, sono una specie che cresce subito perché deve subito combattere, deve andare in guerra, quindi devono andare a invadere gli altri pianeti, devono combattere fra di loro. Poi vedrai la selezione naturale, è quella, la selezione naturale. Grazie Ginevra. Comunque vi ricordo che insieme a Claudio è disponibile per filmacopie alla Bookish, se volete, poi per, so, se volete anche approcciarlo per altre domande, se lo fate voi, sta lì alla libreria, alla Bookish libreria, allo stand. Grazie. Grazie.